una ventina di emittenti regionali nel 2008. Ascolta, andiamo subito. Un rapporto tra televisione e abitante superiore alla media nazionale. Sì, buonasera. Buonasera, mi dica. Un fatturato complessivo che si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Un ascolto quotidiano superiore ai 100.000 contatti giornalieri per le due televisioni più importanti. Ecco il quadro della televisione locale abruzzese. Giornale che stavano arrestando un mago. Chi è che guarda la notte? Fino a che ora? È alle 11, 12, mezzanotte. E mezza. Fino a l'una e mezza. Oh, e che vi guardate la sera? Io mi guardo i canali col bollino rosso e quelli che dicono i minori di 12 anni. Io mi guardo sempre Real Sesavi, lasciamo fermo. Come? Real Sesavi mi guardo, sempre fermo. I film d'amore. Come? I film d'amore. Che film? Io vedo le femmine nude. Ci sono cose per i bambini o sono cose più per i grandi e poche per i bambini? Più per i grandi che per i bambini. Perché? Fanno sempre cose da grandi, giorno e notte. E invece a me penso che ci fossero più di grandi, ma io guardo sia che grandi sia che piccoli. I programmi specifici per i minori non ci sono, però abbiamo degli spazi all'interno dei nostri contenitori, delle nostre trasmissioni, dedicati ai minori, questo sì. Una storia del legame con i minori c'è. Quanto sia presente adesso, in questo periodo in cui i cartoni animati non ce ne sono più né su TVQ né su altre televisioni locali, è un po' più difficile da dire. Dal 1997 esiste un istituto regionale espressione dell'Agenzia per le Comunicazioni, il Corecom. Il Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni, istituito con legge regionale numero 45 del 2001, ed inserito nell'organizzazione della Regione Abruzzo, esercita funzioni di governo, garanzia e controllo sul sistema delle comunicazioni in ambito locale ed è al contempo organo funzionale delle autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il Corecom è competente in materia di risoluzione delle controversie, in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti e operatori, tutela dei minori nell'ambito della comunicazione radiotelevisiva locale, diritto di rettifica in caso di diffusione di immagini o attribuzione di atti, pensieri, affermazioni e dichiarazioni contrarie a verità da parte di un emittente radiotelevisiva locale, gestione del registro unico degli operatori di comunicazione, ROC. Monitoraggio dell'emittenza locale in relazione al rispetto dei diritti fondamentali della persona. Adempimenti relativi alla par condicio attuata per ogni tornata elettorale. Formulazione di proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in materia di comunicazioni. Espressioni di pareri alle commissioni consiliari competenti su progetti di legge che riguardano questa materia. Il futuro sono i giovani. Tant'è che noi cooperiamo con i campi estivi, cooperiamo con le scuole, la TV dei ragazzi, facciamo la TV dei ragazzi, la facciamo con alcune scuole, adesso la riprendiamo a settembre con più scuole. Sono protagonisti a noi i minori, non sono fruitori passivi, sono fruitori attivi, cioè sono portatori di esigenze e noi siamo la TV del capoluogo dell'Abruzzo, insomma, voglio dire. Abbiamo il dovere, oltre che il piacere, di operare per il futuro ripartendo proprio dai minori.
per altre cose che riguardano programmi rivolti ai bambini, per esempio, ecco, su questo abbiamo una carenza, ma credo che ce l'abbiano tutta la programmazione delle altre televisioni. Non abbiamo programmi specifici per loro, purtroppo.